Il mondo che ci circonda è pieno di segreti, misteri e cose da scoprire, ma nella nostra vita ci sono alcune cose che nascondono interessanti particolari, di cui forse non sei a conoscenza. Scopriamoli insieme in questo nuovo video. Come sappiamo, le palle da bowling vengono usate per abbattere i birilli e sperare di fare strike. Sicuramente voi sarete molto più bravi di me, ma a parte questo, vi siete mai chiesti cosa c'è al loro interno? Ovviamente non tutti lo sanno. Comunque, solitamente in quelle più costose ci sono dei pezzi di metallo, ma in quelle più economiche c'è tutt'altra roba. In effetti spesso vengono riempite con oggetti a random, tant'è che un giorno un ragazzo, aprendo una di queste palle, ha trovato al suo interno delle palline da biliardo, della sabbia e altra roba gettata lì a casaccio. Immagino che in questo modo si riescano a risparmiare un bel po' di soldi. Realizzare un video pubblicitario o addirittura un film nel quale siano presenti delle auto può essere molto costoso. Inoltre, per portarla in un certo luogo, oltre che difficile, a volte può essere impossibile. Infatti è per questo che è stata inventata la Blackboard, un'auto in grado di trasformarsi in qualunque modello di automobile. La Blackboard è infatti uno scheletro regolabile, in grado di modificare le sue caratteristiche, e mediante un computer è possibile trasformarla in un altro veicolo. Può modificare la propria lunghezza e larghezza, le sospensioni possono essere alzate o abbassate e il motore può essere programmato a piacimento per emulare le caratteristiche di qualunque altro veicolo. Quindi la prossima volta che vedrete Fast and Furious dovrete sapere che quelle non sono delle vere auto, ma è molto probabile che siano delle Blackboard. Siamo abituati a vedere l'ananas al mercato o nel settore frutta e verdura della Coop, ma siamo a conoscenza di come crescano e di come siano prima di essere raccolti? La maggior parte delle persone pensa che l'ananas cresca su un albero di palma, e invece non è proprio così. Questo frutto cresce sulle foglie di una pianta che non supera il metro e mezzo di altezza. E quindi no, ragazzi, non crescono a 10 metri di altezza come alcuni di voi pensavano. Comunque la pianta di ananas dà un solo frutto, all'incirca dopo 13 mesi dal momento in cui è stata piantata. La segnaletica stradale è ovunque ed è fondamentale per la circolazione dei veicoli. Ma comunque, se pensavate che per fare questa segnaletica venga usata della vernice o qualunque sorta di spray, in realtà non è così, perché c'è un modo molto più economico. In particolare viene usato il nastro termoplastico, che mediante una fiamma riesce ad attaccarsi perfettamente sulla strada. Inoltre costa poco, è resistente all'acqua e non è dannoso per l'ambiente. Quindi direi che per il momento non c'è una scelta migliore. Le Tic Tac sono le caramelle che accompagnano gli italiani da ormai quasi mezzo secolo. Oggi vengono vendute in oltre 100 paesi, nella loro famosissima confezione di plastica. Comunque scommetto che nessuno mai fino ad ora vi aveva fatto vedere come realmente si prende il confetto dalla confezione. Infatti quasi sempre ci capita di aprire il pacchetto e ritrovarsi con tre quarti delle caramelle sparse per terra. Lo so, è una vera rottura di scatole. Però la prossima volta che mangerete le Tic Tac, non scordatevi di usare questa piccola tecnica. Almeno così potrete godervi ogni singolo confetto contenuto all'interno. Quindi detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.